come si dice, non se ne vogliono andare. Sono rimasti in salotto, noi siamo contenti di questo. Allora, c'è un momento per i saluti, Giuseppe, ultima storiellina, veloce. Scusa, Salvo, e poi dopo andiamo tutti a letto. Una cosa. Sì. Visto che loro hanno deciso di rimanere, sì. Se loro mi promettono di non muoversi nessuno dal loro posto, nessun promesso, promesso. Sì. Potete venire con me fino a qua? Vieni, vieni, vieni. Fermila. Vieni, vieni, Salvo, vieni, Alice. Vieni, vieni. Ah, raccontiamo una barzelletta. Ah, te ne mettiamo qua. Uno qua. Questa cosa uno mi piace. Qua. Fermila, fermi. Mi piace questa cosa. Fermi. Allora, venite anche voi, Antonello e Marco. Raccontiamo così come se fossimo al bar, così. Va bene, va bene. Oh. Del resto, il successo della nostra trasmissione è anche il contatto diretto col pubblico. Venite, però ragazzi, silenzio. Accomodatevi, sì. Però silenzio, sì. Però fermi, attenzione. Calmi. A un certo punto. A un certo punto. A un certo punto. C'erano questi due ragazzi, sì. Uno si chiamava Saro, uno si chiamava Jonathan. Ah, ecco. Saro dice a Jonathan: oh, mare Jonathan, ma che hai un computer che è a fine del mondo, un computer che qualunque cosa c'ha domani, io ti rispondo. E Jonathan: oh, ma perché mi stai spaccando la testa, mare? Beh, non c'è che sogno cioppo consumato, diciamo, mi sta condannando. Diciamo pare. A Luca e Diego che Jonathan è, come dire, un siciliano tipico, un catanese, diciamo, tipico, un ragazzo dei nostri giorni, che ha questa cadenza tipicamente catanese e anche questo modo di parlare in cui ci sono sempre delle ripetizioni, dei nel luoghi senso comuni. Che è mare che è continuativo, esatto, proprio un mare che significa, esatto, compare, amico, no? Sì. Mare, e poi soprattutto perché è cioppo messo, cioppo messo, perché è cioppo consumato, mare. C'ho poverso, ma mi spaccai la testa, Sira. C'ho poverso, non mi contai di computer. No, mare, è la mia cosa, devi fare vedere questo computer. È il numero uno. Vai, ma perché mi la fare vedere per forza, mare? A me non mi interessa. Oh, mare, va bene la mia casa, basta, sopporta la sua casa. Oh, mare, guarda mai il computer, faccio una domanda. Vai, ma chi c'è di mannari, mare? Non so, chi c'è di mannari? Qual è la capitale dell'Italia? Mare, ma la capitale dell'Italia è troppo facile, chissà se faccio magari io, faccio una domanda di chi è impossibile. Mare, ma una domanda impossibile, va bene, mare, ok. Allora, mare, dove si trova mio padre? Il computer, salvo, il computer, mio padre, tuo padre, si trova a San Giovanni la Punta, che è un paese in provincia di Catania, giusto? Sì, qua vicino. Dopo, Jonathan. Oh, mare! Sto computer è più pesci mia, mare! Mi faccio amica mossi 7 anni, mare! Mi faccio è morto, non è possibile! Sto computer è rotto, sbagliato, mare! E ci ho perso! Oh, mare, non puoi essere! Sto computer ha risponduto sempre a tutte le domande! Mare, faccela un'altra volta! Oh, vabbè, mare! Mare, computer è! Dove si trova mio padre? Io computer, tuo padre si trova a San Giovanni la Punta. Mare, tu stai dicendo che ci ho messo, ci ho consumato. Mare, chi ci ha fatto fumare sto computer? Mare, ci ho consumato. Ma mare, ma non può essere, non ha sbagliato mai. Ci faccia la domanda andare a un altro modo. Oh, vabbè, mare, ci ha fatto andare a un altro modo. Computer, dove si trova il marito di mia madre? Io computer, il marito di tua madre è morto da 7 anni. Ma tuo padre, che è dovero, si trova a San Giovanni a Punta. Ma che modo è di chiudere? Non è così, allora, no? Mi piace invece questo modo di stare accanto al pubblico. Anche visto, perché volevano fargli le foto. E visto sangue, che i Sonora sono rimasti, diciamo, chiediamo a Luca e Diego di chiudere loro la trasmissione. No, dite qualcosa. Troppo. No, chiudiamo in bellezza, dite qualcosa. Cosa volete dire a queste ragazze che sono venute da ogni parte della Sicilia, facendo anche centinaia di chilometri per essere qui stasera? Un ringraziamento speciale a tutte le nostre fans che sempre ci sostengono. Sì, sì. Ero emozionato. Ma lui ci ha promesso. Diego suona e canta, non fa il presentatore. Esatto. Però grazie a queste ragazze. Grazie. Beh, avete capito, grazie mille. Luca, dimmi tu. Beh, anch'io mi associo a mio fratello, grazie di cuore dell'ospitalità che abbiamo avuto qui in Sicilia, come fossimo a casa nostra. E noi davvero speriamo di tornare al più presto, questa volta per un concerto. Ma intanto devo dire che stasera non si sono risparmiati. Quando ci siamo incontrati nel camerino mi hanno subito dato loro una scaletta. Di solito siamo noi a chiedere, fate due,
tre, quattro canzoni. Loro sono già arrivati con questo programma che per me era sicuramente importante e credo che anche voi abbiate gradito. Quindi grazie di cuore ai Sonora, Luca e Diego. Adesso possono andare, vero Salvo? Ci vediamo fra due settimane con Giuseppe Castiglia. Grazie. Domani il meglio insieme, giovedì il festival, ma lunedì torneremo anche col nostro angolo musicale. Marilisa Pino, eccola qui alla mia destra, e Antonello Tonna. Sempre ad insieme ci vediamo con Alice Consoli. Buonasera. All'ingresso vi accolgono gli amici e le amiche della World Service di Arturo Magni, grazie. Un saluto e un ringraziamento anche ai Vigili del Fuoco di Catania, grazie. Buonanotte a tutti quanti voi, adesso il telegiornale e poi ancora insieme su Antenna Sicilia sino alla metà di giugno. Grazie e buonanotte, ciao! Grazie. Visto che siamo ancora in onda, Natale, ecco, lasciami ancora un secondo. Facciamo gli auguri di pronta guarigione ad Antonio Campo di Belpasso, che non sta bene. Grazie, buonanotte, ciao!